Tra i colori del cielo e le luci dell'acqua, tra i suoni della natura e il fascino della cultura popolare, la Sagra dell'Anguilla 2020 torna a Comacchio con un'edizione speciale. Protetta dai protocolli sanitari e dalle misure di sicurezza, la Sagra all'epoca del Covid vive cambiamenti che riportano i comacchesi al centro. Dal 10 al 25 ottobre, per tre fine settimana, la Sagra dell'Anguilla edizione 2020 torna a celebrare la Regina delle Valli. Piatti prelibati a base di anguilla, di pesci di mare e di valle, ovviamente protagonisti, e Comacchio proporrà una vera e propria festa diffusa. Il centro diventerà il cuore della sagra, un salotto all'aria aperta. Non ci sarà più lo stand gastronomico nel parcheggio fuori centro. L'idea è stata proprio quella di trasformare il centro storico di Comacchio in un salotto, valorizzando gli operatori che vivono a Comacchio tutto l'anno, e quindi i negozianti, la ristorazione. In più abbiamo implementato la ristorazione con delle somministrazioni temporanee, e poi il centro è la manifattura dei marinati, che penso sia l'unico museo in Italia che è tuttora produttivo. Nel caso specifico viene allestito uno stand per accogliere i visitatori e i turisti, e viene offerto quello che è il menù della sagra, cioè un antipasto di anguilla, un primo a base di pesce e poi come secondo non può mancare l'anguilla. Noi la scelta che abbiamo fatto è stata quella di fare l'anguilla sciapà, cioè aperta alla griglia. Vino di bosco per valorizzare le tipicità nostre. Questo modello è stato condiviso anche dai ristoratori, difatti nel sito www.sagradellanguilla.it potrete trovare tutti i ristoratori convenzionati e entrare dentro il loro sito per vedere che tipo di proposta vi fanno, con un prezzo che va dai 35 ai 40 euro ogni menù, con naturalmente la prenotazione, non dico obbligatoria ma molto consigliata, per tutte le questioni legate a protocolli anti-Covid. Per cui vi aspettiamo e siamo qui per goderci insieme la città. È una sagra all'insegna dell'innovazione, proprio dovuta sventuratamente alle problematiche del Covid, però è stato organizzato in modo straordinario, e io credo che sia questo il futuro della sagra di Comacchio, una sagra diffusa ad evitare appunto gli assembramenti, che saranno probabilmente anche nel tempo sempre più problematici, ma soprattutto per evitare quei stand gastronomici distanti dalla città, che sono un po' asettici e fanno in modo che la gente poi non si interfacci con la gente del luogo, le attività commerciali, le bellezze di Comacchio, il centro storico. Quindi è molto importante che questo progetto ambizioso e molto, molto bello, molto ben confezionato, vada avanti e nel tempo venga sempre migliorato. Insomma. È fondamentale che la gente di Comacchio si senta protagonista, attivo di questa soluzione che abbiamo confezionato. È stata una cosa veramente fatta di concerto con tutte le realtà locali, e quindi credo che avrà un successo straordinario, me lo auguro. Una sagra che arriva alla fine di una stagione, quella estiva balneare, con risultati buoni, ma a Comacchio il turismo è vivo tutto l'anno. Settembre è stato un mese veramente positivo, i dati turistici, almeno le prime indiscrezioni evidenziano effettivamente buone presenze anche nei villaggi sulla costa. Quindi insomma la stagione è andata meglio, diciamo, di quelle che erano le prospettive iniziali ad inizio anno, quando ovviamente si temeva un disastro per la stagione turistica. Inaugurazione della sagra sabato 10 ottobre, nel corso del quale sarà aperta per la prima volta l'antica sala degli aceti restaurata nella manifattura dei marinati, ma la sagra inizierà con il sale di Comacchio protagonista. Le anguille sono sempre state marinate in una salamoia, quindi il sale è sempre stato protagonista anche nella lavorazione del pesce. Le stalle di Comacchio sono state chiuse nel 1984 e per essere poi riaperte nel 2016 in un ambito di un progetto culturale di valorizzazione anche in chiave didattica di una piccola porzione delle grandi saline di Comacchio, che non potranno più essere riprese, insomma riaperte come in passato, ma questo ci ha consentito di riprendere anche la produzione del sale, un sale artigianale, piccole quantità, quindi un sale che si trova prevalentemente a Comacchio e che arriverà simbolicamente in centro il 10 ottobre alle 10.30, quindi sarà il primo atto della sagra dell'Anguilla. Una sagra ricca di eventi musicali che inizierà con una novità importante per Comacchio.
La storica banda di Comacchio che da qualche mese si è ritrovata nei nostri ambienti, quindi siamo molto contenti che il primo concerto lo faranno proprio in questa edizione di questa Sagra 2020. E poi si chiuderà con un bellissimo spettacolo dal nome Dove crescono le rose selvagge, appunto Pasolini la bellezza, un viaggio nella musica italiana, nei brani più noti della tradizione. Io volevo veramente fare un appello a tutti coloro, venite tranquilli perché verrà veramente curato il distanziamento sia dove si mangerà, nei ristoranti, nei luoghi di aggregazione, ma anche per esempio nell'Arena Bellini dove si faranno gli spettacoli che proseguiremo con la sicurezza di quest'estate, quindi registrazione dei partecipanti, distanziamenti, evitare gli assembramenti, quindi vi dico anche le famiglie, i bambini, venite in tranquillità perché si sta facendo un grandissimo sforzo perché sia una sagra di sicurezza.